Africa contro Occidente è il titolo del nuovo volume di Limes, un titolo che già dice tutto, un'Africa che si sta rivoltando contro i suoi ex padroni, in particolare europei, gli americani, cioè la parte forte dell'Occidente di Africa, hanno sempre avuto un'idea abbastanza lontana, e ancora più specialmente fra gli europei c'è montante un'ondata francofoba, in alcuni casi direi proprio odio verso i francesi, verso una presenza francese, soprattutto militare ormai, in alcuni paesi dell'Africa ex francese e che sembrano più che forze antiterrorismo, vere e proprie forze di occupazione. È una storia lunga quella della cosiddetta France-Afrique, cioè di una rete che ha permesso ai francesi di mantenere un impero anche dopo la colonizzazione in modo indiretto attraverso collegamenti di tipo economico, finanziario, culturale. Oggi queste realtà africane si stanno ribellando, stanno cercando di costruire dei poteri locali più o meno autonomi rispetto agli ex padroni coloniali e tutto questo è incentivato, direi in maniera evidente, dagli effetti della guerra in Ucraina e della sfida fra Cina e Stati Uniti. La Cina è presente ormai da un paio di decenni in modo pervasivo in Africa, la Russia la sta riscoprendo dopo l'esperienza sovietica in maniera sempre più forte, prima attraverso lo sbarco in Cirenaica, quindi la spartizione della Libia con la Turchia, poi in paesi come il Burkina Faso, il Mali, probabilmente fra poco anche in Niger, dove c'è stato un importante colpo di Stato quest'estate, e il Niger, come sappiamo, è un paese cruciale per i flussi migratori. Insomma, gli africani vogliono diventare effettivamente padroni del proprio destino, naturalmente in un contesto estremamente complesso, ricchissimo di risorse, ma in molti casi estremamente povero e estremamente giovane. Non dimentichiamo che l'età mediana di un africano intorno ai 18 anni contro i nostri 46-47, insomma, sono due universi diversi, quasi due sistemi solari più che due continenti. E comunque quello che dobbiamo tenere presente è che d'ora in poi l'Africa sarà una parte importante della nostra equazione di potenza, ma anche di vita quotidiana.